Eccoci di nuovo gli stacanovisti delle dirette, sono Guido Rari e stasera abbiamo una diretta tutta musica imperdibile con Mimmo da Brescia, Roberto Serra, Luciano Viti e Carlo Massarini che si collegherà con noi a brevissimo. E quindi siamo qui ancora, è il penultimo giorno. Per promuovere Photo Action per Torino, che è un progetto che raccoglie oltre 100, ma sono 107 fotografi italiani e internazionali che hanno donato una loro opera per contribuire attraverso la vendita di queste opere al fondo straordinario Covid-19 di UG Onlus e Città della Salute e della Scienza di Torino. Quindi fino a domani sera. Sul sito www.photoactionpertorino.org sarà possibile visionare tutte le opere, sceglierle e ordinarle anche in più copie, in quanto sono in edizione aperta e un'edizione speciale, esclusiva di questo progetto, solo fino a domani sera. Quindi, serata tutta musica e fotografia. Mimmo da Brescia è il senatore della fotografia musicale in Italia, ha attraversato decenni di musica a partire dagli anni 60, ma con un percorso molto interessante per chi si appassiona a questo genere di fotografia, ovviamente lavorando per l'editoria, per i giornali principalmente, anche copertine di dischi, ma fotografando anche altro e soprattutto coltivando una sua passione che è quella per l'arte. Quindi negli anni 60, ha fotografato alcuni tra i massimi artisti mondiali, vedremo le sue foto e poi a un certo punto ci spiegherà nel suo racconto come si è verificata la svolta, è diventato gallerista, quindi si è votato all'arte a tempo pieno. Poi abbiamo Roberto Serra, insigne fotografo di Bologna, reporter, ritrattista, frequentazioni fantastiche con Lucio Dalla, Francesco Guccini, la scena bolognese e anche molto di più. Adesso scopriremo. Poi Luciano Viti, che è un po' il mio fratellino, abbiamo lo stesso compleanno, anche se con qualche annetto di differenza. Abbiamo percorsi paralleli dagli anni 70 in avanti, soprattutto poi abbiamo lavorato con l'editoria musicale specifica negli anni 80, copertine di dischi, e poi ci siamo interessati anche ad altro, non ci siamo limitati alla musica. Di Carlo diremo quando arriverà, ma penso che lui abbia poco bisogno di presentazioni in quanto personaggio televisivo, radiofonico, insomma, multimediale. Va bene, allora vediamo, cominciamo col vedere quali foto noi proponiamo su Photo Action per Torino. Allora, questa è una delle mie foto preferite che non avevo mai visto, ne avevo viste altre. Una foto di Salvador Dalì del 1963. Poi Mimmo ci racconterai di questo incontro che poi credo di aver capito non è stato un incontro isolato. Poi abbiamo Lucio Dalla. Una foto molto curiosa e poco vista di Carlo Massarini, che vedo probabilmente è in attesa. Poi Roberto Serra, Ezio Bosso, un'immagine che insomma è al di sopra di ogni sospetto, è stata inserita nel progetto prima che purtroppo Ezio mancasse, perché coglie veramente in maniera straordinaria l'energia incontenibile di Ezio Bosso. E Luciano ha proposto questa foto di Pino Daniele e Massimo Troisi, apparentemente al lavoro mentre collaboravano, credo, alle musiche di un film. E scusatemi, ci sono infilato anch'io con la mia foto di Lou Reed e Laurie Anderson, in quanto ho scelto un'immagine musicale. Quindi ripartiamo da Mimmo, mentre vediamo se Carlo è in arrivo, mi sembra di no. Allora aspettiamo. Eccolo lì. Capo, Carlo. buongiorno. Capo, senti, ma Ciao. stiamo andando in onda su Facebook?
E io non posso condividere sulla mia? Sì, puoi lanciare un video party. Ah, devo lanciare un video party. Dove lo lancio il video party? Non saprei come dirti, però... Nell'aria. Aspetta, aspetta. Ti rimuovo e ti faccio chiamare. Aspetta, stai lì. Vabbè, mi rimuovi. Puoi anche solo condividere. Mi dicono che puoi anche condividere. No, mi suicido, mi levo da solo, mi rimuovo da solo. Carlo, condividi. Adesso vedo, cerco di organizzarmi. È che non si può, non c'è l'affare condividi, hai capito? Non c'è l'affare condividi. La tecnologia ha una sua nomenclatura della terminologia precisa che noi usiamo. No, allora, non c'è il condividi, non c'è. Non è possibile. È possibile, è possibile. Ah, Carlo, mi si dice che devi andare su Facebook e condividere da lì. Grazie. E questo non da StreamYard. Sì, no, ho capito. Guido, non sono così fuori. Ho capito. È che non c'è il genere di non c'è il condividi. Vabbè, niente, vabbè, non andrà sul mio, pazienza. Ci andrà dopo, mi dispiace. Ci andrà dopo, va bene. Oppure metti un post sul tuo profilo rimandando tutti sul mio. E poi se lo condividono loro. Don't worry, be happy. No, qualcuno dice è sotto l'affare, è sotto. È sotto l'affare, anche te non scherzi però, eh? È sotto l'affare, no, non c'è niente, no, l'affare è sotto, no, c'è solo mi piace e commenta, non c'è condividi. Vabbè. Si vede che evidentemente i tuoi video party non sono condivisibili. Qualcuno dice è sotto l'affare. No, c'è solo mi piace e commenta, non c'è condivido. È una discussione che potrebbe essere fatta da Peppino, Totò e... Carlo? Vabbè ragazzi, scusate, no, niente, non c'è verso. Carlo. Poi quando avrai tutto il malloppone lo condividerò. Carlo, ascolta. Vai con sulla mia pagina. Non vedo niente. Chi è al buio? Luciano? No, allora c'è Roberto Serra al buio, Mimmo da Brescia e Luciano Viti. Però Carlo, se vai sulla mia pagina... Roberto Serra ci parla dalla cantina di casa? Da dove sei finito, Roberto? Ciao. Ho finito le lampadine. Cioè, il lockdown elettrico tu hai subito? Sì, no, beh, c'è una televisione, se no doveva aprire il frigorifero. Perché... No, tranquillo. Beh, potresti farla da dentro il frigorifero, potrebbe essere un'idea. Ci sono anche 30 gradi qua, quindi... Ah, beh, allora. Allora, Carlo, noi abbiamo presentato le nostre foto, inclusa la tua, e abbiamo pensato di partire da Mimmo perché, come ho già detto, è il senatore della fotografia musicale in Italia, quindi lui parte molto molto prima di noi, nei primi anni 60. E, il suo racconto è sicuramente interessantissimo per capire come si fotografava in quegli anni. Lui tra l'altro ha anche, lo dico per te che non ci hai sentito prima, ha anche condiviso la passione per l'arte, a cui poi si è votato in un secondo momento. Quindi cominciamo con lui, che sicuramente ci darà materia di riflessione e spunti su cui intervenire man mano che andiamo avanti, va bene? Mimmo, sei pronto? Sono qua. Vai. Allora, qui comincia l'avventura di Mimmo. L'avventura di Mimmo comincia negli anni 50 lavando le bacinelle da Fedele Toscani. E Fedele Toscani aveva in esclusiva tutti i servizi del Corriere della Sera, della cronaca, per cui i miei primi 4-5 anni li ho passati in cronaca. In cronaca che secondo me è
è molto importante per la crescita di un fotografo, anche perché all'epoca noi non avevamo alle spalle una scuola, quindi dovevamo solamente andare veramente a bottega e non c'era la cultura di tutti questi signori che grandi fotografi che sono qui con me. Quindi, come ripeto, ho lavorato molto in cronaca, poi il Corriere negli anni, all'inizio degli anni 60, ha deciso di mettere un proprio servizio interno e sono passato al Corriere. E lì ho iniziato un pochettino a girare il mondo. E quindi il mondo è sicuramente cominciato anche nella musica, perché non dimentichiamo, anzi sappiamo tutti e sapete molto meglio di me, che negli anni 60 la musica, c'erano concerti, c'erano tutti questi signori che duravano magari un 45 giri, ma vendevano milioni di copie, e c'erano Cantagiro, Canta Europa, e quindi ho seguito molto la musica, perché era per me una necessità, era il lavoro del momento, oltre alla cronaca. E poi è venuto il resto, che magari andando più avanti ne parlo. Questo è un Sanremo storico, quello di Modugno e Cinquetti, credo fosse Dio come ti amo, sì, se non vado errato. È la prima apparizione di Lucio Dalla anche a Sanremo, che è stato anzi a Pesaro nel verso il 66-67, a Sanremo gli inizi degli anni 70, anzi quell'anno di Tenco io l'avevo fatto, avevo fatto una serie di servizi a Lucio, che era uno molto disponibile e non era diventato importante, ma bravo lo era. Tu hai parlato del Corriere, qui c'è niente meno che Dino Buzzati. Sì, Dino Buzzati l'ho fotografato negli anni verso i 66, anzi gli anni 60, metà anni 60, nel suo ufficio 3 metri per 2 davanti, qui siamo in via Solferino, davanti alla macchina da scrivere, ed era una persona di eccezionale, di una bontà, un signore del secolo scorso, anzi di 2 secoli fa, nel modo di come parlava e dava del volo. Questa foto è del 65, un giovane Valentino. Aveva inaugurato il primo suo locale a Milano in via Monte Napoleone, ma lui per noi era ancora il sarto di Vovera. Eccolo qua, siamo nel 63, luglio, sì. 63, a dire la verità, per Fedele Toscani, Fedele aveva più o meno 20 anni, mi aveva mandato a Venezia a fotografare alla Fenice questo evento, perché c'era da lì, ma io ero uno dei 50 fotografi che chiedevano: maestro, guardi a me come succedeva, però in effetti, però poi qualche anno dopo sono fotografato, era appunto andavo a Madrid per realizzare una serie di servizi, andavo in 500 e mi sono fermato da lì dicendogli che avevo un appuntamento, il signore che era venuto da prima, figurati se da lì si ricordava di me, che era uno dei 50, però mi ha ricevuto il giorno dopo ed era più veloce di me, io scattavo ma lui era più veloce di me a muoversi, quindi mi emozionava anche, e ho realizzato delle foto, avevo un Hasselblad e anche Rolleiflex dietro. E questa è un'altra leggenda. Questa è una fotografia, un reportage che avevo realizzato negli anni 60 da Ferrari, Enzo Ferrari, Maranello, ed era apparso sulla Domenica del Corriere in una serie di servizi che aveva realizzato e poi pubblicato sul libro Alfredo Pigna, chiamandoli potenti che nessuno vede, perché Ferrari non era importante come 50 anni dopo. Cioè,
Ma fai solo foto in quel periodo? Facevi solo foto in bianco e nero, Mimmo? Sì, perché? Perché? I giornali avevano difficoltà per le diapositive da pubblicare e quindi erano dei tempi molto più lunghi. Invece il bianco e nero, pur avendo dei tempi lunghissimi, ti facilitava e costava anche di meno produrre. Cioè, bisogna vedere, all'inizio io, invece questa fotografia era nel periodo che lavoravo da Fedele, c'era la Fedele Toscana, c'erano gli stampatori, ma stampavo anch'io, perché di unghie nere con gli sviluppi ne ho realizzate tante. Senti, qui c'è Eugenio Montale, abbiamo visto Ferrari, abbiamo visto Buzzati, da lì, e questi chi sono? I primi Pooh all'inizio credo che sono forse il primo reportage realizzato a loro, che sì, erano ben basati, io invece dovevo realizzare, perché avevo la responsabilità di dare poi il reportage giusto alla casa discografica, per quale sì, avevo iniziato a lavorare. Ma l'età storica si vede dalla riga, la posizione della sì, riga determina l'età, cioè in quel riga, periodo lì la riga era al centro. No, davvero. Tutti noi. Tenete presente che nel 63, io poi, subito dopo da lì, visto che da lì mi era andato molto bene, e mi ero gasato e ho mollato il Corriere della Sera e ho messo un'agenzia per conto mio, come freelancer, e collaboravo con tutti questi miei amici che avevo conosciuto per tempo. Cioè. E di lì è partito il discorso poi del discografico, dell'attualità più importante, il reportage con Edgar Zaferri, che sono stati una serie pubblicati tutti sulla Domenica del Corriere, che all'epoca aveva 1 milione di copie, 1,5 milioni di tiratura. Senti, io il tuo nome l'ho sentito la prima volta legato a quello di Fabrizio De André. Che tu sì, hai cominciato a fotografare nel 69, credo, e hai realizzato tante foto. Infatti, si pensava che lui fosse, era invisibile, diciamo, dal vivo, non si esibiva nei concerti, però era super fotografato, si lasciava fotografare anche molto nella sua vita privata, in casa. Quelli erano i servizi che si facevano, che i giornali volevano all'epoca. Però da quelle foto anche. Con qualche ritaglio, qualche editing si direbbe oggi, furono fatte alcune copertine di dischi, anche il 45 del Pescatore, il famoso 45 del Pescatore, e qui è un Fabrizio in stato di grazia dal punto di vista proprio del fisico, dell'immagine. Bellissimo, fumava sempre, io continuavo a tossire, forse perché continuavo a tossire, però niente, era disponibile, però attenzione, il primo giorno arrivai e lui non c'era, si era dimenticato dell'appuntamento, e la moglie l'ha ritracciato a Parigi, 2 giorni dopo era lì all'appuntamento e siamo diventati amici, per cui quando lo cercavo per dei servizi era super disponibile. Com'era all'epoca Fabrizio, al di là... Immagino che insomma fare amicizia voleva dire anche fare conversazione, insomma, al di là dell'aspetto proprio fotografico, della corvée fotografica. Com'era in quegli anni? Ma guarda, forse perché mi aveva creato il piccolo problema di non essere presente, per cui quando ci siamo visti si è scusato e da quel momento è stato super disponibile. Però poi, dopo un periodo di quando realizzavo un reportage, cioè, qui cammina scalzo sui ciottoli, miei che diceva: ma mi fanno male i piedi, dai Fabrizio, queste sono delle foto che pubblicano poi. Quindi diciamo che c'era questa grande disponibilità, però dopo un'ora, 2 ore di scatti fotografici ci si fermava, le macchine fotografiche, l'accordo era di metterlo in borsa e ci dicevamo di tutti,
ci sputtanevamo anche un po' il mondo che ne era attorno. E beh, qui almeno questa foto credo sia stata fatta a Villa Paradiso quando era ancora casa sua. Questo graffito, questo murales, anzi, che lui aveva chiesto a un amico di disegnargli sul muro, che raffigurava dei musicisti di jazz, credo che fosse a Villa Paradiso, almeno così narra vuole la leggenda. No, scusa. Senti, poi tu hai fotografato anche... Non è più di André, vero? Cioè, io no. Vedo ma a naso non mi sembra più di André. La mia Martini è un'immagine che ho sempre amato. È mia. Mia è una donna che io ho adorato per la sua disponibilità e con la sua, col suo sorriso e con la tristezza che l'accompagnava. Questa è solo delle foto realizzate a Milano. Comunque ho scattato delle foto, ma guarda, è una cara ragazza e quando c'erano queste voci che giravano, ma mi rompevano le palle, mi davano un fastidio e tutto il resto. Quindi, sì, abbiamo detto in varie occasioni che Mimì, Carlo, tu l'hai conosciuta sicuramente. No, pensa che strano. No, io ho conosciuto Loredana, ho fatto anche un programma televisivo con Loredana, non necessariamente in cui abbiamo messo su una telenovela in cui lei e Daniele Formica erano marito e moglie, vabbè, insomma, è una storia lunga. E no, io mi ricordo anche di aver visto Loredana al suo esordio, che era in una palera a Roma, zona piazzale della radio, in cui lei faceva streaking, quella era il suo primissimo disco. Ho seguito Loredana, ma con Mia non mi sono veramente mai incrociato. Era un artista che ti potevano piacere i Led Zeppelin, i Pink Floyd, e amavi comunque Mia Martini, per qualche motivo non ben identificabile. Era, almeno, ne parlavamo anche con Fossati, insomma, aveva quell'aria un po' underground che l'accomunava a una certa scena musicale, un grande. Mi ricordo bene, era la sua la persecuzione che ha avuto su questa cosa. Gabriella è stata veramente terribile, cioè soprattutto credo fosse una cosa più romana che milanese, italiana. Era una cosa insopportabile, poveretta. Cioè, è stata veramente, no, era proprio una di quelle cose che ti rovinano la vita. Infatti, vabbè. Brutte storie. Non hanno mai mollato, insomma, l'hanno segnata veramente sempre con corsi e ricorsi, insomma. Dimmi, Mimmo. A Venezia un anno, in uno di quei festival della canzone, lei era sola e soletto e noi 6-7 fotografi l'abbiamo festeggiata per il suo compleanno. Cioè gli altri, ognuno, i dottor come... un po' per gli angoli, i vari nomi importanti. E noi all'epoca l'abbiamo presa e l'abbiamo festeggiato con una torta. E abbiamo, ho una serie di fotografie e poi alcuni negativi li regalai alla Associated Press, che era il mio compito anche per i rapporti che avevo, e fecero il giro Italia, appunto, per ricordare questo compleanno. Senti, abbiamo visto Battisti adesso qui dalla la fotografia musicale dell'epoca non aveva grandi ricerche formali, direi le foto che ricordiamo di più sono quelle così colte al volo in circostanze spesso improvvisate. Sì, realizzavi delle cose. Il massimo che potevi fare all'epoca è dire cambia camicia che devo fare le altre fotografie per altri giornali. Ma gira e rigira, sai, era quello. Qui siamo a Sanremo. Sì. Questa invece Mina. Frank Stefanco ti ha mandato un cuoricino, eh? Chi? Lo so,
ci segue molto assiduamente in queste dirette. Senti, Mina, Battisti, insomma, i grandi miti, se ti hai avvicinato, hai potuto capire, insomma, che persone fossero. Guarda, Mina, io l'ho fotografata diverse volte, ma mai che lei dicesse fammi le fotografie. A me arrivavano le telefonate, in particolar modo da Gigi Messina, che sapeva tutto all'epoca, era il capo di Sorriso e Canzone. Per cui mi arrivavano queste telefonate e andavo nel posto dove c'era Mina. Perché Mina, per fotografarla, aveva un fotografo milanese, Roberto, che mi sfugge il nome, col quale ci giocava anche a poker. Mentre le altre fotografie tu potevi fare nelle manifestazioni ufficiali. Allora, un giorno mi hanno chiamato, tanto per dire uno dei tanti servizi realizzati, e mi hanno detto che aveva un concerto ad Alessandria. Io sono andato ad Alessandria, non potevo fotografare, mi sono messo a distanza con una Pentax o un 200, e tutte le volte che scattavo una foto tossivo, facevo per non far sentire il rumore dell'otturatore. Quindi realizzai queste foto, sono i movimenti di lei mentre canta. E poi al ritorno la incrociai appositamente all'autogrill da Genova a Milano e mi fece: ma voi fotografi non smettete mai di lavorare. Niente, ci siamo messi a parlare un po', buon lavoro, sorrisi, alla prossima. Lei non sapeva che l'avevo fotografata. E poi quelle foto nel tempo le hanno pubblicate parecchie volte. Senti, qui arriviamo agli anni 70. Questo è l'ispettore Callaghan a Milano. Sì. È incredibile. Una giornata nebbiosa, sembra un po' un'atmosfera alla Rocco e i suoi fratelli. Ma E lei poi questo è Enrico Bai. cobai, sì. E qui cominciano i ritratti degli artisti. Raccontaci la tua transizione da fotografo a gallerista, pur ovviamente continuando a fotografare gli artisti che amavi. Certo, fotografo esclusivo un po' di Dorelli, della Caselli, di una serie di personaggi che ho continuato a fotografare per il tempo. Insomma, come sono arrivato nel campo dell'arte? Franco Vaudo, che era un giornalista dello Spettro, mi aveva chiamato, anzi, io lavoravo per loro, mi aveva chiamato per andare a Brera a realizzare un servizio sugli ultimi artisti della Bohème, quelli un po' minori. E a me piacque questo, perché intanto la sera, perché diciamo, era successo questo, che realizzai questo servizio e all'epoca i pittori non andavano sui giornali, ma erano più popolari sui giornali i cantanti. Allora io cosa ho fatto? Questo primo servizio realizzato a Brera sui giornali, continuavano a telefonarmi, dai, perché non fai le foto a me? Perché visto che tu hai i giornali? Allora mi venne l'idea, visto che in quel momento i personaggi più importanti erano i cantanti, i cantanti tutti, di mettere vicino dei cantanti i pittori. Per cui cominciai a pubblicare una serie di servizi, i pittori con i cantanti, ma erano i cantanti che con la loro popolarità portavano sui giornali. E mi ritrovai ad avere una serie di telefonate, una serie di reportage, al punto tale. Non so, i Bai, De Chirico, appunto tale che pubblicai un primo libro di questi personaggi. Siamo nel 72, Guttuso, Maurice Henri, da lì che avevo realizzato. Questo è Beethoven. Sì. Oggi qua vale milioni di euro. Per dire.
Senti, vai, vai. Mi piacque questo rapporto con gli artisti, anche perché gli artisti importanti dell'arte andavano avanti, della pittura, della scultura, diventavano sempre più importanti nel mondo. Al contrario, i cantanti finivano prima, tolti quelli più grossi, non so, la Caselli, il Dorelli, tutti gli altri duravano 45 giri. Per cui vedi che per me il mondo del futuro poteva essere quello con gli artisti, perché non era finire, ma era crescere. E poi di lì venne anche il discorso libri, grafica e poi anche un giornale andare avanti. Sì. Senti, abbiamo visto, Bacon, vorrei sapere se hai un aneddoto su di lui perché è uno dei miei pittori preferiti, ma ho visto César, ho visto Guttuso, hai qualche storia da legare a queste immagini, a questi incontri? Ti confesso che ero a Parigi con Cecetti e Mirina Milani per realizzare una serie di servizi e camminavo in Rue de Seine da Claude Bernard, che era un grosso gallerista con un paio di gallerie. C'erano delle folle di persone, cioè centinaia di persone vestite in tutti i modi. E allora chiesi con Cesetti, gli disse: ma scusa, ma chi è questo Bacon? Ragazzi, non lo conoscevo, scusate, ma non lo conoscevo. E dico: ma chi è questo? Cesetti, Bacon. È uno dall'altra parte, perché Cesetti era così. In effetti, poi alla festa c'erano persone che per capire il loro sesso dovevi sentire a volte la voce. Cioè persone con dei seni enormi e poi con la voce da camionista. Quindi io rimasi sorpreso, meravigliato da tutto questo mondo che partecipava alla mostra di un pittore. All'epoca era importante Bacon, però è stato il tempo e la sua vita a renderlo unico nel mondo. Ok, questa è la foto di Mimmo, un bellissimo ritratto di Dalì per Photo Action per Torino. Io vorrei adesso chiedere agli altri, a Luciano, Roberto e Carlo, allora in quegli anni che ha raccontato Mimmo, noi ascoltavamo la musica, forse il primo che ha cominciato a muoversi è stato Carlo, ricordo alcune foto Solo sue. un fatto di età, eh. Ma secondo me anche di intraprendenza, ti sei svegliato prima di noi. Ricordo delle foto tue al concerto dei Rolling Stones a Hyde Park del 69, e poi erano già gli anni in cui facevi Per voi giovani, se non sbaglio, no? Dal E, 72 in poi per voi giovani, sì. ecco, noi siamo cresciuti con le copertine dei dischi, insomma, per noi in Italia, in quell'epoca in cui non c'era internet, non arrivavano che pochi giornaletti musicali, la televisione non trasmetteva videoclip perché non c'erano sostanzialmente ancora. Noi ci affidavamo molto a quello che era l'immaginario delle copertine dei dischi. Cos'è che ha fatto scattare la molla in ognuno di voi di dire ok, voglio fotografare la musica? Evidentemente è o l'opera di qualcuno oppure avevate già la passione per la fotografia, per cui non ci è voluto molto per arrivare a questa, chiamiamola, illuminazione. A turno. Allora, se comincio io, chi va? comincio io. Carlo. Allora, la cosa dei Rolling Stones fu veramente una circostanza fortuita, nel senso mi trovavo a Londra, e avevo la macchina fotografica di mio padre, e quindi lessi sui giornali di questo mega concerto. Mi ero già perso quello un mese prima dei Blind Faith con Steve Winwood. Quello sarebbe stato per me, era molto più importante fotografare quell'altro. Ma insomma, mi trovai sotto il palco ai Rolling. Poi arrivai a Hyde Park, dalla storia c'è anche sul libro, sul Dear Mr. Fantasy. La storia è nota. Arrivai a questa enorme distesa di gente a Hyde Park
e mi guardai intorno e dissi, beh, se mi metto là in fondo non vedo, non sento niente, per cui mi presentai al backstage al tipo, gli dissi, posso entrare, vero? E lui mi guardò, ma mi squadrò un attimo e disse, tu chi sei, da dove vieni? E dice, no, io sono italiano, vedi, c'ho la macchina fotografica al collo, faccio le foto per il mio giornale. E sì, effettivamente un po' di intraprendenza ci voleva. E lui ha cioè, guardato un po' e ha detto, vabbè, entra. E questo dà anche molto, molto l'idea dei tempi. Quello che tu hai detto giusto prima è che non c'era un vero e proprio rapporto formale con le fotografie che si facevano allora. Non c'era un vero e proprio stile. In realtà le riviste musicali c'erano. C'era Ciao Big, c'era Giovani, arrivavano il Melody Maker, arrivava la Rolling Stone. Quindi cioè, dei modelli c'erano. Però non era un periodo... Insomma, Annie Leibovitz era ancora da venire, nel senso che non aveva ancora cominciato a fare quel genere di fotografia che poi in qualche maniera ha ispirato una generazione. Quindi direi che io ho cominciato a fare foto semplicemente perché, ma un po' più tardi, nel 69, 71, 72, perché io conducevo per voi giovani, per cui i Genesis, prima di andare a fare il concerto la sera, venivano in trasmissione da noi a pubblicizzare il concerto. E quindi era, a un certo punto ho fatto click, cioè ho detto, ma allora mettiamo insieme le due cose, vado a fare le foto, mi diverto di più, guardo il concerto dalla prima fila o dal palco, perché allora si poteva ancora stare tranquilli, comodi sul palco, e magari guadagno qualche soldo, per cui quella è stata la mia molla. Poi insomma, un po' alla volta uno impara, ci ho messo qualche anno a cominciare a farle abbastanza bene, però non c'era concorrenza. Mi ricordo che sotto il palco, cioè, lo ricorda sempre Canitano, che vedendomi ha detto, ma io quello lo voglio fare anch'io. Sotto il palco di Genesis, stiamo già nel 73, c'eravamo io e il fotografo di Ciao 2001, Ennio Antonangeli, che era un signore con i capelli bianchi, un po' corpulento, col suo giaccone di pelle, ed eravamo gli unici due. Cioè, non c'erano altri, magari a Milano sì, ma a Roma... No, anche a Milano. Io credo che la regola... dei primi due o tre pezzi, cioè della limitazione, no, ai fotografi di scattare durante i primi due o tre pezzi, sia nata proprio per questo motivo che tu hai detto. Cioè, che eravamo c'erano in due o tre fotografi. Cioè, se eravamo in tre, erano tre pezzi, quattro pezzi. No, perché metti che ci fossero 4-5 fotografi, ti parlo, sai, concerti al Vigorelli a Milano, primi anni 70. Ma dopo un pezzo o due se ne andavano tutti, perché erano i fotografi di qualche agenzia che a cui bastava avere quattro scatti per i giornali e via. Io ero l'unico che rimaneva ligio fino alla fine e anche oltre. Quindi qualcuno avrà pensato, vabbè, ma se i più se ne vanno, limitiamo anche l'accesso. Guido, non credo che sia nata per quella la regola. No, lo so, era una battuta. I fotografi, come Luciano sa bene, perché ogni tanto ci incrociamo tutti i palchi, in realtà i fotografi continuano ad andarsene via, sì. A non vedere il concerto, quantomeno si fanno le foto, i primi due o tre pezzi, tutte uguali, perché ormai abbiamo tutti la stessa camera, stiamo tutti nella stessa posizione, eccetera, e poi la maggior parte della gente se ne va, perché in realtà non sono appassionati di musica. Noi siamo appassionati di musica e facciamo le fotografie. È proprio un altro genere di rapporto con lo spettacolo che hai davanti. Magari comunque il pubblico non sa che in molti concerti, soprattutto delle star più grandi, i fotografi dopo i due pezzi o tre che siano, vengono scortati proprio fuori dal Palasport o dallo stadio. Quindi non, è passata proprio la voglia. È molto meglio, almeno per chi è appassionato, comprare il biglietto e godersi il concerto e pazienza per le foto. Almeno. Questa è la scelta. Oppure metti in terza fila, come fanno alcuni di noi, ti metti in terza fila. Sì. Vabbè, ogni concerto estremi rimedi. E quindi ecco, ok, tu hai detto questo giustamente, Luciano e Roberto, invece voi come vi si è accesa sta lampadina di mettervi a fotografare la musica? Ma Luciano, vai tu. Come hai detto te, le passioni erano parallele, erano proprio ambedue, una più da fan e una più in prima persona. Non avendo il talento per suonare, era più facile imparare a fotografare. Senti, scusa, non ho Carlo in audio, non lo sento, non riesco a sentirlo, non ho il suo, per cui Luciano! Mi sfugge qualche cosa. Luciano! Ciao, Carlo. No, è stata quella, Guido, è la passione di tutte e due le cose.
piano piano abbiamo cominciato a frequentare, come dicevi, dei concerti, fare le prime foto, le prime macchine fotografiche da poche lire, e poi piano piano è andato tutto avanti. Si è concretizzato anche come lavoro. E in ogni caso l'esperienza del concerto era fondamentale per noi, no Carlo e Roberto? Sì, no, il contatto perché era proprio quello. Prima di passare a fare i ritratti c'è stato tutto il periodo di foto dal vivo. Sì, assolutamente. Sì, no, per me quello è basilare, perché la musica vissuta e fotografata è sempre un'altra cosa. C'è l'happening, la performance che fanno dal palco, l'energia che arriva da lì, è una sberla che in quegli anni non era paragonabile a niente. Sì. Non, è spiacevole andare a concerti oggi dove vedi la gente che applaude a ritmo, i cantanti quasi non cantano, e la gente non sa che i Beatles smesero di cantare perché sarà assolutamente inutile cantare, che continuiamo a cantare, potevamo anche star zitti che cantava la gente, noi non sentivamo quello che stavamo facendo. E quindi adesso c'è stato questo loop completo. A me capitò invece, crescendo in un paese della bassa bolognese, in una famiglia di artisti, quindi quadri le pareti, ascoltavamo Mozart, Beethoven, io sono un beethoveniano, poi a un certo punto il Carosello comincia a mandare queste piccole cose, Barbara Ann, come jingle di una pubblicità, i Modi Blues e Ride My See Soul di un'altra pubblicità, e poi arriva una sberla colossale, Leila di Eric Clapton, di una pubblicità, e io dico, ma chi è? Ma dov'è? Ma dove sono? Chi sono questi? Beh, tagliato fuori dal mondo, no? Sei a 30 km da Bologna e sembrava di essere lontanissimi da tutto questo. E pochi anni dopo io comincio a ascoltare tutto quello che potevo per voi giovani e supersoniche, Radio Lussemburgo. Quando vado al liceo mi si apre un mondo, perché nel 72, arrivando a Bologna, la prima cosa che faccio è andare al concerto di Jethro Tull, e quindi lì capisci che c'è qualche cosa che non ti hanno raccontato. Allora vedo le copertine dei Pink Floyd, queste cose colossali, e io decido che devo far parte di questo mondo studiando arte, perché era un manifesto, una specie di dichiarazione di intenti, la copertina grande, potente, che non è didascalica, ma sono mille indicazioni. Passavi davanti a un negozio di dischi, era un caleidoscopio enorme, un caleidoscopio sul mondo, che ti rimandava mille cose. Poi, quando conosco Lucio Dalla, per dei casi sempre fortuiti, la prima volta che vado a casa sua vedo su una parete Lucio Fontana, su quell'altra il mio docente di incisione, che era Luciano De Vita, e dico, oh porca miseria. Nel frattempo un altro docente, che era Piero Manai, che faceva interismo, mi aveva invitato, consigliato, quando diventati amici, a fare fotografie. E quindi io cercai di fare le fotografie migliori di quelle che potevo trovare per organizzare la mia espressione artistica, e se sono rimasto preso dentro perfettamente, proprio intrappolato. Luciano? Hanno detto tutto loro, va benissimo. Ognuno dice la sua esperienza, dai. Ma dai, Jim Marshall. Io mi ricordo il primo concerto che vidi importanti di Purple a Roma nel 71. Ero a 2 metri da tutti quanti e non avevo la macchina fotografica perché ero piccolo, avevo 15 anni, e sono rimasto male perché ho fatto, guarda, questi stanno qua, io non riesco a fotografarli perché non c'avevo le possibilità. All'epoca era il concerto del pomeriggio, c'era la luce del Palasport che entrava, ed era proprio un'immagine suggestiva di questi che erano i tuoi, eri un fan loro, e c'avevi questa voglia di mostrarli. Non potevi, però da lì è iniziato sempre di più a mettere i soldi da parte per comprare la prima macchina fotografica, i primi obiettivi, e piano piano, dopo 3-4 anni ho cominciato a fare le foto. I primi 3-4 anni ho visto una decina di gruppi importanti e non li ho fotografati. Anche il famosissimo concerto di Zappa del 73 al Palasport, che fu
una cosa eclatante, non l'ho fotografato perché non avevo le possibilità economiche, ecco. Poi l'ho rifotografato dopo, vero? Mi sono rifatto 10-15 anni dopo. E poi le pellicole costavano, Le pellicole costavano, cioè ogni rullo, due rulli, tre rulli, a tre rulli cominciavi a ragionarci sopra, nel senso che sì. Fra il costo del rollino e lo sviluppo, insomma. Ed ero solo 12 foto. Come? E sul rullino c'erano solo 12 foto. Beh, no, magari anche in medio formato. Quello è venuto dopo. Formato grande, sì. No, so, il classico rullino 36 e poi niente, erano ectachrome, poi uscirono quelli al tungsteno che dovevi tirare di uno stop, ma già tiravi di uno stop e cominciavano a sgranare, insomma è un altro mondo rispetto adesso. Io mi ricordo, cito sempre questa cosa, anche lì nel libro c'è una foto di Robert Fripp seduto sullo sgabello che suona, quella foto lì è stata fatta un quindicesimo, 1.4 forse era l'apertura del 50 mm all'ora. Però col gomito sul palco, perché sennò non riuscivi a fotografare. Se penso adesso a quanti ISO e a che diametro e a che velocità, insomma, apertura e velocità scattiamo, proprio un altro mondo. Appena si muovevano, erano tutte mosse, non c'era niente da fare. Insomma. Sì, diciamo che questo costringeva anche a pensare e a scegliere bene il momento dello scatto, cosa che nel digitale non ha più nessun senso, perché puoi scattare all'infinito, almeno l'infinito della scheda che hai inserito nella macchina. 5 scatti col motore bisognava accendere un mutuo, certo. Quante volte ho visto gente che faceva le fotografie durante la melodia, il ritornello della canzone, perché dice: senti cosa sta facendo, e non stava facendo assolutamente niente, non aspettava il gesto del musicista. Quindi queste sono quelle robe che non arrivano mai, direzioni strane. Sentite, a un certo punto comunque si passa dal concerto al ritratto, quindi c'è la voglia, la curiosità, la spinta a cercare una dimensione più esclusiva, un momento che sia unicamente nostro. Come si passa appunto dalla fotografia da vivo a questa dimensione? E poi ovviamente questa si porta tutta una serie di implicazioni tecniche, no? Allora, ti porti i flash, gli ombrelli, il set, l'assistente pronto a realizzare tutto, oppure continui insomma in una maniera un po' più reportagistica, un po' più naturalistica, a usare quello che trovi, quando lo trovi, col tempo che hai a disposizione. Ognuno di voi ha un approccio diverso. Come si sviluppa questo approccio? Riparto io? Poi guarderemo le foto, perché altrimenti diventa una conversazione molto molto asettica. Quindi... Sì, no, facciamo vedere un po' di foto. Ma allora, facciamo far vedere le tue, Carlo, perché tu i grandi set non li hai mai fatti. Mai. Quindi, ok. Sono tagliato fuori. Però se posso aggiungere i miei 10 centesimi di esperienza, per me è cominciato sempre in amicizia, cioè cominciavi a fotografare dietro le quinte a casa loro tutti coloro che come Lucio con i quali eri in amicizia, perché questo era il vero passepartout, era la conoscenza personale. Credo che probabilmente sarà stato così per molti altri fotografi. Lucio era era sopra qualsiasi altro, nel senso aveva veramente un'intelligenza superiore e uno humor, un'ironia, una bizzarria nei suoi pensieri assolutamente unica. E questa è una foto, questa era una foto fatta per il servizio di Come profondo il mare, per la copertina di Popster, nella quale poi in copertina c'è finita la più famosa foto con la mela in testa. E però nell'ambito del servizio lui faceva cose strane, cioè si metteva dice guarda sono più alto, si metteva il libro sotto i piedi e poi poggiava la testa contro il muro con la valigetta con la 24 ore in mano, cioè Lucio era così. E certamente io adesso... Aspetta, voglio cercare due foto. Questo è Battiato al castello. No, aspetta, continua. Okay. Su Lucio.
E Lucio era sicuramente così, era una persona che al fotografo dava più di quello che dovevi fare tu, cioè ci sono degli artisti che devi solo scattare nel momento giusto e ci sono degli artisti che li devi costruire un po' l'atmosfera intorno. Lucio era della prima categoria. Quest'altra foto è sempre ovviamente di Dalla con il Banco Roma, si chiamava così in quel momento, stava in Serie A, allenava Bianchini. E Lucio era un grande appassionato di basket, come tutti sanno, e si vantava di sapere tutto, di giocare benissimo, eccetera, eccetera. Per cui un giorno gli ho detto, senti Lucio, cioè, ti piace così tanto, andiamo a fare un servizio, andiamo con questi, andiamo da una squadra, ti alleni con loro, ti faccio il servizio. Il servizio è tutta una sequenza di lui che parte nello spogliatoio, lui che fa finta di stare in panchina, che si meraviglia quando lo chiamano, che entra in campo e va appunto nel quintetto. Sono foto molto, molto carine, perché no, poi... sono foto abbastanza uniche. Poi alla fine di tutto quanto gli ho detto, vabbè Lucio, adesso mo, tu che sai giocare, mo ti faccio anche due foto, tira canestro. E lì abbiamo capito che Lucio non sapeva giocare a basket, che c'aveva un tiro tutto di spalla, un po' abbastanza buffo. E ti ripeto, però ci sono veramente quelli che devi solo stare attento a fare la foto giusta al momento giusto, e il resto lo fanno loro, e quelli ovviamente, per uno come me che non ama invece, a differenza tua e probabilmente anche di altri, di costruire tutta un'atmosfera intorno, ma che si affidano più al cercare di trovare all'interno della situazione stessa l'angolo giusto, la luce giusta, eccetera, e ovviamente se l'artista era, come dire, era dalla tua, ti faceva un gran favore. Questa foto qui è molto curiosa, lui a un certo punto nel mezzo di questo set va, si piglia la mela, probabilmente c'aveva fame. E la foto è questa, cioè un attimo per farla, buona la prima, come si diceva, certo. La foto successiva c'è lui che sgranocchia la mela, quindi devi trovare il momento giusto. Credo che, come anche dal vivo, però devi trovare il momento giusto. Quello che dicevate voi prima è giustissimo, cioè la maggior parte della gente si esalta e comincia a fare no, la maggior parte della gente, non i fotografi, perché si esaltano quando c'è il ritornello, quando c'è il momento, e le fanno lì. No, le foto più belle spesso e volentieri sono fra una canzone e l'altra, sono lui che si gira, che è uno sguardo con i musicisti, per cui questo è Peter Gabriel. Questa credo che sia stata fatta a Roma in quel 1973. Quella è l'unica che ho di lui col fiore, tutte le altre sono sfocate, mosse, eccetera. L'altra cosa che fa la differenza è che tu puoi fare 30 foto mediamente buone e puoi fare 29 schifezze e due invece bellissime. Tendenzialmente preferisco la seconda delle due. C'è un momento nelle tue foto che io, e credo anche gli altri qui, Roberto e Luciano in particolare, ti invidiano. Io te lo invidio tantissimo proprio per la situazione. È un'altra cosa di età, questa, vero? Certo. Dillo, tranquillo. Esatto. E questa è, sì, questa è veramente una foto fuori del normale, nel senso, questo è, se non sbaglio, 1973 o 74, comunque nel libro c'è indicato l'anno, e a un certo punto lui venne a Roma a fare promozione a uno dei suoi vari libri, forse the Favorite Game, forse, e quindi venne in promozione e Marozzi, che era questo folletto molto carino che lavorava alla CBS, come promo man, mi ricordo che andammo a prenderlo in albergo, non mi ricordo cosa ci siamo detti perché non c'avevo il registratore, cantò delle canzoni per noi e poi andammo in macchina all'università, alla facoltà di, credo che sia la facoltà di lettere, e nella foto, però bisogna ingrandirla parecchio, si vede amore, amore, fammi, e poi l'ultima è godere, ed era il clima. I controcampi si vede, c'è una lavagna enorme con scritto Mao, Jap, cioè era proprio il momento della cultura di sinistra che cominciava a diventare estrema, però devo dire che fu un pomeriggio meraviglioso, perché lui arrivò, cominciò a cantare, poi lo vedete, no? Una chitarrina al microfono, cioè non è che ci avesse una grande amplificazione, eppure non si sentiva volare una mosca, era proprio, catturò proprio l'attenzione di tutti quanti, e fu una lectio magistralis di musica d'autore. Lui è, lui lo sai anche tu, perché anche ecco, tu l'hai fatto, lui è veramente sopra ogni altro da quel punto di vista. E ascolta, c'era anche qualcos'altro, vabbè, parliamo, tu hai avuto anche frequentazioni, amicizie con tanti musicisti, uno in particolare al quale sei molto legato, Jackson Browne.
con Jackson lì sempre per quel meccanismo, no? Come fai a fare delle foto belle in privato? Devi diventare amico, se no è difficile che si replichi. Probabilmente il De André di cui parlava Mimmo era uno che si concedeva un po', perché forse era una moda dei cantanti di allora concedersi sulle foto familiari, eccetera. Da un certo punto in poi questa moda è decisamente passata. E Jackson, ci eravamo incontrati nel 75, era andato a vederlo a San José, vicino dove adesso c'è la Silicon Valley, ed eravamo diventati abbastanza amici. L'avevo rivisto nel 76, era andato a Londra, era appena morta, tra l'altro era un periodo terribile, appena morta la moglie, la prima moglie. Lui era in tournée col bambino piccolo, con Ethan, che allora avrà avuto se no 2 anni, ed era in un periodo molto molto fragile. Poi l'anno dopo, nel 77, invece sono andato in California, lui si è offerto molto gentilmente di farmi risiedere a casa sua, che chiamavano l'Hotel California, la cosa non era male, devo dire, per un mese, il tempo che lui è andato in giro per fare quello che poi è diventato l'album Running on Empty. E quindi quando è tornato, questo è l'ultimo giorno proprio prima della mia partenza, in giardino, lui abitava sulle colline di Hollywood, aveva come tutti quanti una piscina dove peraltro non andava mai, lì ci siamo fatti un po' di foto. Jackson, e poi è stato molto disponibile a fare un po' di foto, quelle che poi sono nel libro, con la mano, come dire ciao, benvenuto, eccetera. E Jackson era un onesto ed è rimasto onesto. La cosa bella sua è che secondo me è diventato un pochino più control freak, allora lo era un po' di meno, adesso vuole controllare tutto, vuole sapere che tutto sia a posto, vuol fare lui la regia, vai a fargli un'intervista, vuol fare lui la regia dell'intervista. Vabbè, però insomma comunque è rimasto uno molto onesto, molto carino, molto sincero, e questo è il suo grande pregio. Poi insomma lui è abbastanza come pensi che sia, e questo sì. non è così frequente. Senti, c'è un artista di cui mi piacerebbe chiederti qualcosa, perché insomma non se ne parla abbastanza, si parla spesso di altri artisti ma mai così di lui, che è Rino Gaetano. Tu gli hai fatto una foto stranissima, molto inusuale. Hai qualche storia, qualche aneddoto? Queste sono di nuovo le foto che riuscivi a fare se eri amico o se eri comunque, intanto se eri amico suo e poi se eri amico di Michele Mondella, che era il promo man in quel momento, sì. Prima lo è stato per la Hit, Venditti e De Gregorio all'inizio, poi è passato alla RCA e quindi lo era in quel periodo. Questa è nata veramente casualmente, io stavo alla RCA, ci si passava spesso alla RCA perché comunque c'erano tutti gli artisti, io poi ero molto amico di Venditti, di Dalla, per cui si girava, si stava al famoso bar dell'RCA dove arrivava Renato Zero, Battisti, eccetera, e a un certo punto mi hanno detto vieni su a vedere il nuovo studio dell'RCA, e questo era lo studio nuovo, alcune delle macchine che lui ha intorno, nel libro c'è una foto di lui che sembra scaldarsi le mani di fronte a una stufa, ecco, quella macchina lì per esempio era appena arrivata, erano le innovazioni, qui sarà stato il 76, 7, 8, quindi arrivavano le prime macchine, questo era lo studio super dell'RCA, questo era proprio lo studio, il migliore che loro avevano, e allora sono entrato lì dentro, lui c'è in mezzo a tutti questi cavi, e di nuovo l'ha fatta lui sta foto, non l'ho fatta io, gli ho detto dai, mettiti un attimo dietro questi cavi, poi l'espressione, la faccia, la posizione del corpo, eccetera, è tutta roba sua, e devo dire lui era molto molto carino. Io credo che lui abbia, a un certo punto sia andato un po' fuori giri anche nella sua vita privata, ma credo che fosse una persona che veniva dal basso, e come tutti quelli che venivano dal basso era uno che metteva in prospettiva le cose. Tanto per dirtene una, lui quando andava all'RCA a mangiare non mangiava mai con gli artisti e i discografici, lui andava a mangiare con gli operai, con quelli che stavano alle presse, e questo dà un po' l'idea, no? Lui è sempre rimasto così, poi quella sera è andata come è andata, la profezia della sua canzone scritta 2 anni prima, che in qualche maniera raccontava di uno che girava per ospedali e nessuno lo prendeva finché poi non morì, è esattamente poi quello che è successo a lui. Incredibile. Incredibile davvero. Senti, passo la palla a Roberto. Roberto, sì, abbiamo visto degli artisti. Ha fatto una foto di Ezio, bellissima, bellissima. Sì,
Però Ezio, ci arriviamo fra un attimo. Io sto dentro quegli anni, non muoviamoci da quel periodo, e qui veramente tutti noi abbiamo attraversato dei percorsi molto vicini, molto simili. Ecco, raccontaci queste prime foto di Lucio Dalla, De Gregori. Poi questo stadio di Bologna, durante, allora, bisogna raccontare cosa è stato la Repubblica, è stato l'esperimento che ha permesso ai grandi gruppi di tornare a suonare dal vivo in Italia, perché c'erano stati quegli incidenti all'inizio degli anni 70 che avevano messo le prefetture, il Ministero degli Interni in condizioni di dire non si suona più, sì. E quindi viene fatto questo concerto, poi viene fatto quella tournée, poi viene fatto il grande concerto di Patti Smith, Bologna, Firenze, decine e decine di migliaia di persone. Sì. Ma io, a proposito di quello che diceva Carlo sull'essere amici, io proprio baso il mio lavoro sullo scambio umano personale, per di più con una cosa che non era prevista ma che è diventato un marchio: io non ho la patente, quindi io non arrivavo sul posto del lavoro, io andavo con loro, e quindi io ho sentito mille confidenze, mille discorsi, momenti belli, momenti brutti, frasi giuste, sbagliate. E poi con Lucio particolarmente, proprio mi scriveva le canzoni davanti, mi chiedeva le rime, e io ovviamente non tu sei fuori. E in quel momento lì, delle prove, De Gregori, che era stato processato sul palco a Milano, ti ricordi, aveva detto non suono più, Lucio a Firenze Cremonini gli dice: perché non fai una tournée con lui? Allora lui va, lo convince, lo porta lì, e però dice: non voglio fare Lucio Dalla con De Gregori, guest De Gregori, mi porta anche i miei musicisti. Quindi c'erano dei soundcheck che duravano 4 ore, e il fonico era disperato, e loro due, per provare un pezzo che dovevano fare insieme, che non volevano provare sul palco perché erano a rotta di collo a provare i suoni, i balance e tutto il resto con quelle tecnologie che erano quelle degli anni 70, allora si sono messi in un angolo a fare questa cosa. Io li ho seguiti, e quindi sono sempre stato una specie di ombra, di complice, di ruota di scorta dentro al bagagliaio che veniva fuori. Lui dovevi anche capire quando non farlo, perché appunto con Fabrizio la macchina fotografica la mettevi via, perché non è che potevi stare lì con la macchina pronta, perché sennò diventava una tensione insopportabile. Sì. Quindi questo è il fatto. Invece la foto prima di questa, dopo quell'altra, quella dove sono dentro al retro di Vito che stanno scrivendo... Ah sì, aspetta, ecco questa. Eccola lì. Dalla Morandi e Francesco Cuccini sta scrivendo Emilia. Il quarto è Renzo Cremonini, che è una persona strepitosa. Nessuno sa i suoi meriti, perché purtroppo nel tramandare tutte queste persone grandissime, la gente si focalizza su di loro e non sui collaboratori. Renzo Cremonini era stato aiuto regista di Luchino Visconti, era stato un amico di Antonioni, ovviamente di Fellini, e per Fellini aveva tirato anche una scena, mi sembra quella dell'ingorgo di Roma, che Fellini non gli interessava girare. Quindi aveva portato Lucio in un mondo che in realtà non gli apparteneva, ma questo è servito molto a Lucio, se l'è fatto servire. E Renzo è stato uno delle persone più in ombra e fecondanti le idee degli altri, e gli ha portato anche, qui siamo nel retro della trattoria da Vito, famosissima, mitica, così. In quella dopo invece c'è Lucio con Roberto Roversi, non esistono foto di loro due insieme di quando lavoravano. Qui Lucio gli sta facendo sentire Ayrton la canzone, Roversi era inviato lì dall'unità, e questa è già la casa di Via Zazeglio, diciamo, la casa, questo era il suo studiolo che prima era la sua stanza da letto. E Roberto Roversi fu un'idea di Renzo Cremonini. Gli disse: ma perché non ti metti, siccome stanno diventando un po' tutti cantautori, e tu hai lavorato con Baldassi, Bardotti, con la Pallottino,
perché non lavori con Rovesti, che è un compagno, un ex partigiano, un poeta vero? E Lucio disse, ok, proviamo. E fu una delle cose che ha dato un volano alla musica d'autore, alla canzone d'autore, colossale. Lucio esce con tutte queste cose, perché Roversi faceva delle robe, gli scriveva dei testi pazzeschi, tipo sono andata via, perché in fondo non è che si possa sempre restare a Faenza, un po' come il genere, cioè gli metteva 5 sillabe in un verso e 38 nell'altro. Lucio da jazzista si è gestita, ma ha fatto una palestra micidiale. Quando esce da quei dischi, con Come profondo il mare, lui infila il pop nella musica, nella canzone d'autore, e questo porta tutti a potersi sdoganare anche nei confronti del mercato. Questa è stata una roba, un'avventura micidiale, vissuta lì giorno per giorno. Io ero quasi sempre con lui, e devo correggere Carlo. Quel giorno là, Lucio, non ne aveva voglia, o fuori sarebbe motivato. Lucio era un giocatore di pallacanestro pazzesco. La gente lo giuro. Io sono andato a giocare con lui, non giocavo a basket. Lui aveva il ritmo, lui ti pigliava in mezzo col ritmo, era una roba bestiale, pazzesca, proprio invenzione, fantasia, incredibile. Poi divertimento, sempre divertimento, quella roba lì. Roberto, tra le tue foto più note ce n'è una che mi aveva colpito all'epoca, anche se avevo già fotografato il soggetto, ma mi piaceva tantissimo l'atmosfera intima di questa foto. Raccontaci, allora, Paolo Conte. Questo è 1986, siamo al Teatro Duse di Bologna, che essendo un teatro povero, passato da comunale a una all'ente, non mi ricordo come si chiamava, l'ente statale che li gestiva, poi quindi non aveva mai, non gli faceva mai lavori di manutenzione. I camerini erano poverissimi, erano rimasti come 30 anni prima. Allora gli dico, Paolo, vieni, facciamo delle foto così, no? Cioè, un po' ambientate. E lui ci sta, ovviamente se non è preparato, gli dice, un bicchiere di carta lì sopra questo. E questo mi ha fatto ragionare anche su Cartier-Bresson, perché questa è la foto che volevo fare di lui, poi ce ne sono altre, lui che mi guarda con il sopracciglio su, il sopracciglio giù, quello è l'uomo che insomma, ha qualcosa da dire, no? È così. E in realtà, mentre io ho finito di fare le fotografie, lui mi fa, abbiamo finito? E io gli dico, sì, sì, Paolo. E lui si butta all'indietro, si appoggia sullo schienale della sedia e si rilassa. E io, mentre sto appoggiando la macchina fotografica col 24 mm, e dico, la foto è questa, ed è la foto sbagliata, è quella di Cartier-Bresson, che fa dei tè, e poi la foto è quando l'omino che guarda le corse dal buco si gira e si è finito di lavorare, e poi quando sono le prostitute che mostrano le tette, quando queste si rilassano, lui, quelle sono le foto del pubblico. Questo è il Teatro Bale di Reggio Emilia, dove appunto mi sono... perdonatevi se dico mi sono inventato, perché non è una grande invenzione, però fotografare uno che ha davanti uno strumento di 2,5 metri è una delle cose più scomode, per di più non è un chitarrista, così allora mi sono inventato di andare dietro e ho sempre replicato questa cosa dal vivo, che poi a Renzo e a lui piaceva molto, perché dava il senso del viaggio che fa il musicista all'interno di contenitori sempre diversi, sempre uguali. Aspetta. Beh, due parole su Fricantoni e gli schianto. E questo ecco, Simo, queste foto non le facevi ai tempi tuoi. O forse sì, non l'abbiamo mai visto. Beh, Frick, lì avevamo questa sessione di fotografia in studio, una delle poche che io abbia mai fatto, perché essendo così complice, così amico, io le fotografie le facevo rubandole in mezzo ai momenti, quindi
difficilmente mi dicevano andiamo in studio, quelle poche volte che abbiamo fatto Claudio Lolli, Benino, così, ma... Allora questa volta con gli Schiantos, che poi c'è un'altra particolare, io a loro le fotografie le regalavo, perché loro non potevano permettersi di avere, di spendere queste certe cifre. Allora dicevo, guarda, Francesco e Lucio mi pagano anche troppo con le copertine, quindi a voi le regalo. E quel giorno lì mi è venuto in mente di dirgli, facciamo una foto strana, allora facciamo la foto da voyeur, ti metti questa macchina col 300 mm 2.8 davanti al pacco e ti presto questa specie di gabardine e fai, è andata benissimo. Non fosse che in quel momento suona mia madre, che veniva a trovarmi a Bologna una volta alla settimana, e lui stava girando nudo per lo studio. Sì. E io, che ero in quel momento al telefono, suona, il mio assistente mi dice, è tua madre. Io gli dico, faccio dei gesti al naso, non capisce. E allora chiamo Dandy Bestia, Fabio Testoni, e dico... sta venendo mia mamma, e lui fa, e allora, e dico, c'è fake nudo, per favore, non farmi collassare la famiglia. E quindi sono cose difficili. Frick è una delle persone che mi manca di più, assieme a Lucio, Augusto, però. Sì. Ancora oggi dico, e questa la devo dire a Roberto. Questa. Roberto, senti, parlaci sostanzialmente della foto, del soggetto della foto che tu hai donato a Photo Action per Torino, un grande artista scomparso da poco, e se vuoi raccontarci il tuo incontro, sì, la tua conoscenza. Allora, questa fotografia qui l'ho fatta durante le prove di una cosa che gli è stata commissionata dall'università. E lui stava lavorando con un'orchestra di musicisti del conservatorio, quindi dei ragazzi giovani. E lui si divertiva moltissimo a lavorare con loro, dava moltissimo. Io avevo chiesto il permesso di fotografare le prove, ovviamente l'università non è attrezzata a questo tipo di richieste, e la detta stampa dice, devo chiedere al maestro, e dopo 3 minuti mi chiama, e di solito sono dei tempi ben diversi per le risposte, e mi dice, il maestro ha risposto, ma chi? Quello che fa quelle fotografie così belle, certo che deve venire. Allora, lui conosce me, e io non sapevo fino a poco prima che fosse lui. Questa è una cosa più vergognosa, forse, della mia carriera, o forse non fate di peggio. Però, certamente. E allora, niente, siamo diventati amici, e c'è sempre stata questa incomprensione data dal suo male, perché aveva tutta questa foga, questa energia da trasmettere, che trasmetteva con gesti che diventavano sempre più contratti, sempre più rigidi, e quando parlava si inciampava, si irrigidiva anche lì. Poi scendeva dal podio e parlava fluidamente, normalmente, e questa è stata una delle cose più difficile da affrontare, perché non riuscivi mai a capire in che momento fosse. E lui diceva, no, guarda, è l'emozione che mi frega, però in realtà va bene così. Lui aveva questa volontà di volersi far vedere sorridente, in modo da non far pesare la propria condizione. Questo ovviamente è una cosa molto onesta e lodevole. E io invece cercavo appunto il fuoco, cercavo gli occhi, cercavo la foga del cercare, del trovare, del trasmettere, del mandare, e il like. Quindi questa fotografia per me è stato un bel traguardo. Un attimo di pazienza. Che anno è questa foto, Roberto? 2017. Al Teatro Comunale. La cosa strana sua, perché io ho risentito
l'intervista che gli feci alla fine, era l'ultima, l'ultimissima puntata di Ghiaccio Bollente, e quindi era novembre-dicembre 2015, e ho risentito quell'intervista, e ti devo dire che sai che alla fine lui, sentendo anche le cose degli ultimi anni, dell'ultimo anno, sai che lui aveva riacquisito la parola, perché lui aveva in realtà perso la parola quando l'hanno operato al cervello per, di tumore. L'aveva completamente perso. Infatti lui in questa intervista me lo disse, è stata la musica che mi ha riconsentito di parlare. E quindi in realtà il suo processo, cioè da una parte lui era a livello muscolare sicuramente sempre più in, come dire, inabilitato, ma dall'altra parte la sua voce era sempre migliore, ed è stato proprio uno scendeva e l'altro saliva, proprio a forza di esercitarsi anche alla fine lui era abbastanza comprensibile quello che parlava con questa parlata, come l'ho definita, un po' sghemba, un po' fratturata, ma all'inizio invece era molto difficile capire quello che lui diceva. Non solo, noi qua quando ci incontravamo ci guardavamo e dicevamo ma sta meglio, sta migliorando, proprio perché la parola fluiva meglio, quindi... La parola meglio. Sì, ma i muscoli no, quello era il problema. Che la parola man mano si esercitava e i muscoli invece purtroppo, nonostante sicuramente lui facesse, come dire, esercizi, sicuramente l'essere comunque sul palco, suonare, l'ha tenuto, come dire, allenato, fra virgolette, però poi a un certo punto evidentemente ha smesso anche di suonare, ha cominciato a fare solo direzione d'orchestra, proprio perché due dita non rispondevano più. È impressionante rendersi conto delle difficoltà di una persona con questa malattia. Sono stato in trasferta a Caserta con lui, sono andato alla Reggia, la sera ovviamente assieme a tutti gli altri, mi hanno accompagnato in camera senza fare un problema, ha fatto le cose normali, cioè è sceso dalla bicicletta, dalla carrozzina ed è salito sul letto. E poi noi siamo usciti, è rimasto il nostro assistente che l'ha aiutato ancora. Soltanto questa operazione è durata qualcosa come 5 minuti di sforzi, di spostamenti, di cose. Ecco, pensare che una cosa a cui tu nemmeno devi pensare, scendo da una sedia e salgo sul letto, e invece una cosa così complicata per qualcuno, qualcosina dentro ti lascia, perché non puoi pensare che la vita sia difficile. Lui invece aveva una visione della vita splendida, devo dire. Quando ha comunicato, come nella tua intervista che ho visto, Carlo, è sempre stato, non so, perfetto, sembrava che avesse un copione scritto a memoria, invece erano cose che gli fluivano naturalmente. Ma guarda, io quando l'ho incontrato, ed era la saletta di un piccolo hotel, l'hotel Locarno, credo, che lì vicino a Piazza del Popolo, a me mi era capitato fra le mani questo disco, questo 12 Rooms, no? E devo dire, era un periodo probabilmente che stavo ascoltando anche in Audi, ma sentivo quel genere, Keith Jarrett non era molto lontano, eccetera, e sentì questo tipo di musica e sono andato a incontrarlo. Io in realtà non sapevo nulla di lui, cioè, tanto è vero che, se ti ricordi, quell'intervista comincia dicendo ma tu facevi il bassista con gli Statuto, che era una ska band torinese, della, come al solito, lo ska è, come dire, fine 70, inizio 80. E lui mi disse, sì, e io gli dissi, ma quindi tu sei rock alla fine, come lo era Paganini, come lo era Mozart. E gli piacque molto questo paragone, perché lui era veramente quello, questa definizione, secondo me un po' scema di Celentano, che però in qualche maniera un senso percepito almeno ce l'ha, e lui era veramente rock, cioè lui era proprio uno che quando tu ti aspettavi che lui, come dire, tornasse normale, invece aveva comunque questo spirito. Lui era uno che amava la vita, forse proprio per la sua malattia, perché mi dicono che all'inizio, nella sua vita precedente, lui praticamente ha avuto due vite, nella vita precedente mi hanno detto, ma lui stesso lo confessava, che era parecchio stronzo e parecchio supponente. Poi questa cosa della malattia evidentemente gli ha dato una rinquadrata completamente diversa, e io credo che, insomma, di tutti quelli che ho incontrato, non ho mai incontrato uno così desideroso di vivere e soprattutto
totalmente immerso nella musica, cioè lui e la musica erano, come Pino anche, poi magari Luciano ce lo racconta, lui e la musica erano veramente la stessa identica cosa, cioè lui pensava, ragionava e viveva per la musica, e aveva questa incredibile forza che è riuscita a cioè il grande dono che ci ha lasciato Ezio, al di là dei suoi dischi, al di là delle sue composizioni, dei suoi concerti, è stato come si ama la vita, come si può amare la vita fino in fondo, totalmente, cioè con un entusiasmo veramente trabordante nei confronti di tutti, e come si riesce ad avere nei confronti della vita un atteggiamento nobile, perché lui diceva delle cose bellissime quando poi lo intervistavano, eccetera. Quando io ho visto recentemente, poi insomma è capitato di rivedere un po' di materiale quando purtroppo se n'è andato, ho visto anche il discorso che lui ha fatto al Parlamento europeo, è da brividi. Cioè, lui dice la musica unisce, voi dovete rimanere uniti. Cioè, un pianista direttore d'orchestra che va al Parlamento europeo a dare una lezione parlamentare, una lezione naturalmente si fa per dire, e questa era la sua forza, e questo era il suo grande merito. Soprattutto quello che hai appena detto proprio è il suo avere la necessità di rompere dei cliché, di non rientrare nel suo cliché, e questo è una cosa non solo lo dirò, ma molto difficile, soprattutto da mantenere. Soprattutto quando ti fanno delle domande, delle interviste a ripetizione, come sai benissimo, ci sono delle domande obbligate per qualsiasi giornalista, soprattutto per quelli non di altissimo livello, diciamo. Quindi, per cui lo sforzo è questo, ed è una cosa che ho visto, ovviamente tutti i grandi ce l'hanno, Lucio, Francesco, Paolo Conte, sono dei geni a fare le interviste. Lui però riusciva sempre a girarla in una maniera. Lui le girava, hai detto bene, girava le interviste. Lui le girava a suo vantaggio le interviste. Esatto. Roberto, ci sono 3.000 foto che vorrei mostrare, ma toccherà correre un pochino, ma avremo altre occasioni. Ne faccio vedere due in particolare perché sono ormai nell'immaginario di tutti, per un motivo o per l'altro. Una è questa, scusate, ma qui siamo nel pieno fai da te. Ok, poi ti dirò una che ti invidia. Eccoci. Io ho capito qual è, ce n'è un'altra che io invidio a te, quindi siamo a posto. Ah, vabbè, no, questa io penso una. Ecco, questa è strepitosa. Allora, questa fosse tua. Ecco. Scattata nel 1980. Io sto ancora facendo l'accademia, ne faccio un'incisione e gliela regalo. Ma la cosa stupenda è che lui qui sulla destra, si dovrebbe vedere una scala anche. Uh-huh. E siamo nella casa di Roma di Trastevere, di Vicolo del Buco. E di fianco a me ci sono Renzo Colombini, Renzo Cremonini, Rosalino Cellamare e basta. Noi quattro. Forse c'era anche Michele Mondella, però non sono sicuro. Comunque, stavamo per andare all'RCA, dove dovevano registrare, non mi ricordo neanche cosa, e Lucio, noi lo aspettavamo di sotto in questo salone, Lucio scende come un sonnambulo nudo la scala. Io ero la macchina lì e lui si mette al pianoforte, occhi chiusi a suonare. E io dico: questa la devo fare. Clicca e Lucio si ferma e fa: hai scattato una foto? E io dico: no, assolutamente. E gliel'ho ricapitata 6 mesi dopo e lui l'ha presa e l'ha messa in un cassetto. Quando nel 1999 fa ciao, la infila dentro come foto interna della cosa, ma proprio per dire che non aveva un limite nell'immaginare se stesso, nel comunicare anche con le immagini, nel farsi servire le cose giuste, e questo è la cosa massima. Certo. Poi tutto disordinato, la custodia della chitarra per terra, la radio lì di fianco, il giornale spiegazzato lì, così è questo, è un mondo organizzato in maniera disorganizzata,
e rappresenta moltissimo Lucio. E io sono contento che lui l'abbia alla fine usata, perché anche se mi è costato una cifra, perché ovviamente le leggende sulla sua sessualità sono infinite, hanno detto, ah ecco, vedi, dovevo invece che un 24, dovevo usare un 15, così si vedeva che c'erano anche gli altri, che erano voluti però è una cosa ridicola, ma è il massimo del rapporto intimo, credo. Sì. Ah, ok, questo va bene. Vabbè, lì diciamo che a Bologna i cantautori nascevano come funghi, questo è sempre 1980. Una festa dell'unità a Budrio, dove io lo seguo, perché lo seguivo assieme ai musicisti, viaggiando come sempre con loro, e con lui non c'è mai stata né amicizia né empatia né nessun tipo di scambio, cioè molto probabilmente molto timido, così c'è sempre stato questo tramite di Guido Elmi. E la cosa buffa è che in questa la copertina di Siamo Solo Noi, che non mi è stata firmata, perché lui diceva mi deve ringraziare lui perché lo faccio lavorare, per dirvi... Cazzo, già allora? Mamma mia! Inizi? Capito. E la cosa buffa è che Guido mi fa, sì, lui deve essere, vi chiedo scusa per il besticcio di parole, il boss della bassa, cioè lo Springsteen della bassa, però deve anche far innamorare le ragazzine. Così, adesso, credo che fosse un album, quindi all'interno c'è una foto di lui con l'occhio azzurro, col giubbottino bello, il cappello pettinato, che è un contrasto a colori, per di più. È un contrasto terrificante. Però, vabbè, insomma. Io la foto l'ho fatta. Gran foto, comunque. Grande. Senti... Allora, voglio dire una cosa per collegarci adesso a Luciano. Allora, innanzitutto ti dico che questo è lo scatto che ti invidio, come foto, ma soprattutto come incontro. Questo è grandissimo, Leo Ferré. Leo, Le Corbeau. Che mi sono perso. E mentre parli, magari se hai qualcosa da raccontare su Leo Ferré, poi passo allo scatto che ci aggancia a Luciano, scatto tuo. Anarchico lui, anarchico io, vedo che finalmente mi viene a tiro Leo Ferré, non posso mancare, faccio mille guai, proprio mi rovino, perdo una fidanzata, credo anche, una cosa, perché dovevo esserci assolutamente, aspetto 2 ore che arrivi, lui va sul palco, guarda il teatro, io sono lì che aspetto di fotografare, lui che prova... non prova niente, scende nei camerini di cemento armato con un neon. Io per caricare macchina fotografica FE2 Nikon, che per caricare velocemente dovevi togliere dalla posizione di automatico e quindi scattava sul 250esimo di tempo meccanico, e io non lo risistemo, quindi ho scattato una foto che doveva essere scattata a un quarto di secondo, 250esimo. Poi parlo con lui, ci diciamo tutte le cose da anarchici che dobbiamo dirci, persona di una umanità, di una gentilezza, di una tranquillità sconvolgente, proprio è come se avessimo parlato da 20 anni, fossimo amici da 20 anni. Certo. Così, e torno in studio, vedo la macchina fotografica e pento immediatamente il suicidio, perché capisco di aver esposto la pellicola a 20.000 ASA, e faccio i miei calcoli, sviluppo per 20.000 ASA e è riuscita a uscire un po' troppo contrastata magari, ma è Leo Ferré che mi guarda negli occhi e sono contento di averlo fatto. E tanto ti basta, giustamente. Senti, Mimmo, intanto che cosa stai pensando con tutti questi racconti a cascata? Sono racconti molto belli, loro hanno vissuto un periodo molto diverso dal nostro, dal mio. Tanto per dire, Sanremo
io mettevo la camera oscura in aperto per sviluppare le fotografie e spedire i vari forsacchi di immagini ai giornali che pagavano le case discografiche, però non lo doveva sapere nessuno, e cui avevo lo stampatore lì dove batteva la sera per sviluppare, perché all'epoca le foto, mettevo il timbro foto omaggio e i giornali, i piccoli giornali, le pubblicavano. Quindi avevo un po' in mano il monopolio ed era importante nel rapporto con il giornale e la soddisfazione. In alcune case discografiche mi ordinavano e finanziavano tutte le persone, per cui erano dei tempi completamente diversi. Cioè. Sentire i vostri racconti, sono qui emozionato. Noi appunto, eravamo così veloci nel realizzare che non si viveva nemmeno l'emozione. Al punto tale che ultimamente avevo fatto una tesi sul mio lavoro, una ragazza che ha lavorato un anno e mi ha fatto vedere dei negativi, mi parlava dei negativi che non conoscevo nemmeno, cioè non ricordavo, e perché tutto era passato con una velocità e voi siete un po' la storia di ogni evento, ragazzi. Che fortuna. Che fortuna. Sì, diciamo che siamo stati tutti fortunati, guarda, a incontrare tutti questi grandi miti per noi. E qui c'è una foto di Roberto che Luciano ci farà morire. Ecco. Ah. Ecco. Sto in blu, 1980. Questo tu ed io ce lo siamo persi, non so bene come. No, io l'ho fotografato. E li mortacci tu, scusa. Come l'hai fotografato? Sempre quella tournellina nell'80 l'ho fotografato. Te stavi sempre dietro a Kate Bush, Guido. No, a fare le foto, ti sei perso cose. No, nell'80, che ne so, che mese era? luglio. Primi Pistoia Blues, la primissima edizione di Pistoia Blues. No, lui era venuto pure a Milano, al CHAC, magari non l'80, magari l'83, 82, però niente, me lo sono perso. Grazie. Senti, passiamo a Luciano, diamo la parola a Luciano, sentiamo le sue storie. Allora, Luciano, qualcuno prima diceva parlate di Pino, e secondo me chi meglio di te può parlare di Pino, l'hai seguito per 20 anni e tra l'altro hai donato a Photo Action per Torino una bellissima foto di Pino con Massimo Troisi, pure questa mi son persa. Raccontaci allora, di Pino, raccontaci Pino. Partiamo dalla foto e poi parliamo di Pino. La foto, dai. Non è una mia foto, questa era prima della photo session. Loro stavano parlando, io avevo il flash pronto e ho fatto, se mentre parlano io comincio a scattare, tanto, e scattavo, no? Allora Pino mi guarda e fa, ma che sei pronto? Ho fatto, sì, sono pronto. Allora aspetta, io, se mettono in posa dopo, capito? Per cui ho fatto, cambio rullo, aspetta, ho cambiato un altro rullo, in bianco e nero, e quella è la serie più posata. Questa era un'anteprima, vogliamo dire, per cui ho scelto questa perché era proprio una cosa tra amici che stanno, non ricordo cosa stessero dicendo, però mi sembrava più opportuno questo perché stanno proprio parlando di cose loro amichevolmente, senza nessun filtro, senza nessuna cosa. Per cui questo è proprio niente. Sono 5-6 scatti prima di cominciare la photo session che poi è stata fatta in bianco e nero. Tutto qua, è finito. Però tu hai fotografato Pino in ogni dimensione, l'hai fotografato a casa, l'hai fotografata in tournée, l'hai fotografato con altri grandi musicisti, con Eric Clapton. Allora, che rapporto avevi di consuetudine con lui? Beh, diciamo che è l'unico musicista amico, insieme a Roberto Ciotti, che ho avuto, e dire la parola amico vera, proprio vera, proprio vera, perché ci telefonavamo la sera, parlavamo, ci vedevamo al di fuori di tutto, andavo a casa sua spesso, sono stato a casa sua a Natale, a Capodanno, ai compleanni, per cui è stato un vero amico. E come dicevi te, avrò un 20.000 negativi di Pino tra l'80 e il 2014. C'è un,
un archivio buffet da quattro cassetti pieno di cose sue. Per cui l'archivio buffetti. Archivio buffetti, quelli a cassettoni, ne ho uno qua da quattro pieno zeppo di negative e diapositive sue. E beh, che possiamo, ogni tanto la... No, di pure. No, dico, ogni tanto me lo sogno, mi dice sempre che va tutto bene, da non preoccuparmi, parliamo un po' e poi mi sveglio. Ecco, finisce il discorso. Dimmi, che poi... no, dice, stavo per dire che se non ci fosse stata questa congiuntura, a ottobre avevamo in animo di portare a Napoli una mostra di fotografie di Pino Daniele. Le tue, le mie, quelle di Cesare Monti, quelle di Mimmo Iodice e di Lino Vairetti, e non lo so, forse ce la faremo comunque, se le restrizioni, però insomma è un progetto quello di rendere un grande omaggio fotografico a Pino. Forse, allora, per l'occasione De Luca non ti manda i carabinieri con il lanciafiamme, visto che i lombardi che scendono gli portano. È bellissimo. No, ma la mostra la facciamo a Napoli, non la facciamo a Milano. Luciano, qualche foto tua significativa? Questa, so che cioè, il discorso delle mani dei musicisti sta a cuore anche a te, ma chi è questo signore? Questo è una specie di leggenda ormai, questo è Eric Clapton. Questa è Roma nel 1989, prima della conferenza stampa per l'album Journeyman. Mi diedero 4 minuti e mezzo, 3, dicendomi non è una photo session, ma sono solo 5 minuti per te, che hai rotto le palle da 25 anni che fotografa le cose. Lo hanno portato, cioè, per questo è tutto. Volevo fare questa foto perché tanti anni prima avevo letto da qualche parte che Linda McCartney avrebbe voluto fotografare le mani di Clapton perché da giovane aveva delle mani bellissime, ma sono sempre belle anche adesso. Allora ho fatto, beh, visto che lei non è riuscita a farlo, mo ce provo io. Portai un Fender Stratocaster Vintage 64 per l'occasione, lo guardò e mi guardò strano a me, dice che sei scemo. E però ho fatto, guarda, non ti preoccupare, incrocia le mani, metti qui. E feci in tutto 23-24 scatti, poi l'hanno preso, l'hanno portato via e finisce qua. L'ho rivisto solo una ventina, 30 anni dopo al concerto, quello con Pino Daniele a Cava dei Tirreni. Gli ho regalato questa foto, gli ho regalato altre, gli ho regalato quelle con i Crema, l'ha guardata e non ha detto nulla, è andato via. Però è una foto che è stata poi usata sulla copertina questa... di un libro. Sì. Questa è la copertina di un libro di Mark Roberti, credo, una biografia musicale su Clapton. Certo. Parla solo di tutti, la parte tecnica di come ha registrato i dischi, che chitarre usava. Un libro molto, molto bello per i fan di Clapton. Un libro di 20 anni fa. E anche questa non è male. E questa è la seconda photo session che feci con B.B. King, credo che sia dell'88. Sempre dopo il concerto alla scalinata dell'Euro a Roma, allo Sheraton alle 2-3 di notte, 1:30, e sempre grazie al suo mitico manager Sid Sadenberg, che non so perché mi ha preso in simpatia e me lo portò qui. E questo è un tutto fotogramma del 6x6, il 150 della Zenzabronica, perché avevo la Zenzabronica con una lente addizionale più 2. E sono riuscito proprio ad arrivare proprio stretto stretto a tutto il fotogramma, non è ritagliato in grandità in camera oscura, sì. Questo è proprio tutto il fotogramma. Fantastica. Senti, questa vabbè, è la testimonianza di un grande incontro, cioè tu hai avuto innanzitutto la fissa dei chitarristi, sì. E poi di alcuni chitarristi in particolare, sì. Che hai perseguito ad oltranza negli anni. Forse più fan che fotografo, in quei casi credo che sicuramente il fan abbia avuto il sopravvento sul fotografo, il che è un problema per in molti casi, no? Quando sei davanti a una leggenda che hai ammirato, che ti ha proprio
marchiato a fuoco, quando ce l'hai davanti c'è un momento di tilt. Come risolvi? Come hai risolto in alcuni casi? In questo caso, in questo caso ero con un giornalista della rivista Il Mucchio Selvaggio, una rivista rock molto famosa negli anni '80. E lui doveva andare a fare il soundcheck. Andammo in questo albergo vicino Pistoia e chiesi a un suo assistente se potevo fotografarlo. Lui dice: aspetta che glielo chiedo. Tornò, dice: guarda, ha detto che nel mentre riscaldano l'automobile che lo porta al palco, tu fai le foto. Quindi mi sono guardato intorno, non sapevo che fare, non c'era niente, cioè, era fuori dall'albergo, quindi, ci sono i fiori, un prato qui, non c'è. E lui scese e ho visto che aveva le chitarre, che avevano portato giù le chitarre, gli ho fatto: ma poi puoi tirarle fuori le chitarre? E questo tirò fuori le chitarre e fece prima con una, poi con l'altra, poi con tutte e due, e poi montò in macchina e andò via. Sei l'uomo dei 4 minuti, Luciano. Sei l'uomo dei 4 minuti. Poi sono stato al concerto e l'ho fotografato il giorno dopo con Rory Gallagher, tanto per chiudere il discorso dei chitarristi. Senti, invece poi a te piace anche il jazz e hai realizzato due ritratti che ti invidio molto. Quando dico hai realizzato due ritratti, non invidio le foto, invidio l'incontro, il momento, essere nel metro quadrato, no? E questi li dobbiamo assolutamente vedere, perché poi ci hai fatto anche un libro, hai dedicato a questi due incontri un bel libro. Raccontaci, questo è? Questo è Chet Baker, 1987, al Big Mama di Roma, un club di Roma. E il giorno prima andai a fargli vedere il mio book, se mi faceva fare delle foto, acconsentì e pensavo i soliti 3, 4, 5 minuti. Invece il giorno dopo si presentò e facemmo minimo 20 minuti di foto. Non disse una parola, proprio nulla. Però è talmente carismatico, talmente forte lui come presenza, che non devo fare altro che mettere a fuoco e scattare. Questa è proprio una testimonianza biografica della sua vita, se vogliamo. Cioè. Questo è un rullo da 12 di 6x6, è tutto preciso così, ma è stato anche un po' di fortuna ad avere questa faccia davanti. Come cioè. Lo metto, peccato insomma che si è un po' rovinato la vita lui, però... È forte proprio il suo viso, proprio il suo carattere. Che vuoi dire? Poi... Ma difatti penso che sia morto subito dopo poco quel famoso incidente, suicidio a Rotterdam, Amsterdam, non ricordo, in Olanda. Sì. E questo è l'altro incontro. Guarda, è lo stesso anno, Guido, tutte e due nell'87. E ti devo dire? Che mi devi dire? No, niente. Questo è uno dei tre rulli, perché feci tre rulli di 6x6, questo è uno a colori e credo che siano stati due a colori e uno in bianco e nero, tutto 6x6. E qui ricordo solo che eravamo in una saletta 2 metri per 3 con un tavolino. No, figurati, questo è grande ricordo degli anni. E non ci si entrava proprio dentro, era proprio un... E allora avevo preparato due flash, uno l'ho lasciato fuori la porta perché non entrava dentro di riserva. Difatti, non ricordo quando si esplose un flash, cioè la luce pilota esplose. Allora, per non cambiare tutto perché bruciava la lampadina, era incandescente, ho aperto la porta, ho tirato fuori il flash e ho rimesso quello di riserva dentro e ho continuato. Lui mi ha guardato, sì, vabbè. E qui c'è il famoso scatto quando gli chiedi can you put the thumb on the finger, è l'ultimo rullo questo, difatti ce ne sono due, vedi, una e due sulla destra, ne fece una, mi guardò e dice ma così, ho fatto sì, one more e ne fece un altro dopo e qui è finito il rullo. Ed è finito anche l'incontro. E qui è finito tutto, erano le 2:30 di notte. Beh, io vorrei citare, perché è d'uopo, è doveroso in questo momento, vorrei citare un fotografo che per me è stato un maestro ed è uno dei grandissimi del jazz italiano, che è Giuseppe Pino, che ha frequentato tra gli altri anche Miles Davis, anche realizzando più di una copertina di dischi verso la fine degli anni 60,
E lui racconta, a proposito di un famoso scatto in cui Miles Davis è vestito benissimo con un cappello, tutto molto, molto fashion, e ha la tromba in alto, alternativamente o la tiene lui o gliela tiene qualcun altro, e sorride, un bellissimo ritratto di studio. E Giuseppe raccontava che poco prima di scattare, il suo assistente andò da Davis con un fazzolettino per pulirgli un po' la pelle, per togliergli il lucido sulla pelle. E Miles Davis lo freddò dicendogli: è inutile che insisti, il nero non viene via. questi sono gli aneddoti di noi fotografi. Grazie. Un saluto a Giuseppe Pino. Ma non era così scontroso come dicevano, sai? Io avrò avuto 31 anni quando ho fatto queste foto, ha visto il mio book nel pomeriggio e ha detto ad Alberto Alberti, che lo accompagnava, sì, fallo venire su dopo il concerto, e stava tranquillo, stava proprio sereno, non era questo scontrosissimo. Quindi è conosciuto Alberti. Hai conosciuto Alberto Alberti? Sì. Matto completo. L'ho incontrato svariate volte, anche poco prima che morisse alla Casa del Jazz di Roma. Fantastico. Marina Alessi ci sta dicendo che è stata assistente di Giuseppe Pino e ne sei uscita viva. Luciano, un'idea brillante, ma che nasce dalla complicità col soggetto. Raccontaci questa foto. Questo credo che sia stato 90, 91, 89. Questo non ricordo quale foto, perché feci due foto session con lui in quel periodo. Una per la casa discografica e una per una rivista giapponese. Ora non so qual è delle due, però lui, come al solito, come tu ben sai, che poi... Ma lui chi è? Lui è, lo diciamo dopo. Mi disse: senta, ma lei viene sempre qui con tutta sta roba, flash, cavalletti, mi rovina casa. Ma cerchi di sbagliare. Cioè, dice, a un certo punto feci le solite classiche foto, lui al pianoforte, lui sulla poltrona, queste cose. Cioè, senta, venga qua, gliela faccio fare io una foto. Si mise dietro la poltrona, mise le mani sopra e appoggiò gli occhiali. E io cominciai a scattare. Poi lui la sequenza è che lui si affaccia su un lato della poltrona e comincia a fare le faccette, no? E io che scattavo, dice: senta, dopo di questo sarebbe pure andato. E questo è Ennio Morricone. Adesso se ne può pure andare, però. Questo? Questo che vuoi dire? Questo è il giorno più sudato della mia vita. Difatti lui mi disse: ma perché stai a sudare? E io pensavo, no, perché guardavo, questo è a 15 mm, io guardavo dentro e facevo: se sfoghi ste foto sei uno stronzo. Perché e scattavo, e lui avevo un po' apparecchiato il tavolo, un po' rinforzato, ho messo questa rosa nell'acqua minerale, ho aggiunto un paio di bottiglie. E lui era contentissimo, rideva, e però mi fece: ma perché stai a sudare? Io grondavo di sudore, mi ero spogliato, stavo in maglietta, ero emozionatissimo, mi si era appannato tutta la macchina fotografica, cioè, non vedevo più niente, ogni tanto mi pulivo la fronte. E lui, così. Beh, sono stati due giorni veramente, forse la fotosession in cui mi sono emozionato di più. Siamo stati io, lui, c'era anche con noi Guido Toffoletti, e siamo stati sia a pranzo che a cena il giorno dopo insieme, due giorni, ha raccontato molti aneddoti, e ha suonato un pochetto, c'era anche Dato Ruspoli con la fidanzata, e guardando la sua agenda che mi disse: scrivi anche il tuo numero, quando venga a Roma ti chiamo, figurati. Allora ho aperto la gente, c'era David Bowie, Bob Dylan, tutti i numeri di telefono, ma meglio che scrivo. Ha raccontato un aneddoto su Bob Dylan, però non lo dico, perché però è stato semplicissimo. Era in forma micidiale, lui e Patty Hans, attendeva la prima figlia, credo, era a novembre dell'84. E poi non l'ho più rivisto,
lui mi ha dato nel 90, ho chiesto a Guido Toffoletti di dirgli che c'ero, e lui dategli un backstage che nessuno mi ha dato, però durante il concerto è venuto avanti e si è messo davanti a me durante i primi tre pezzi. Sì, Luciano, c'è un altro episodio che dobbiamo assolutamente raccontare, perché mi sembra che in una diretta come questa dedicata alla musica è un pezzo da manuale, va bene? Allora, ecco, è questo. Però, siccome abbiamo parlato anche delle limitazioni nelle foto dal vivo, brani, eccetera, eccetera, raccontiamo questa foto. Questi sono i Cream riuniti nel 2005. Ora avete capito che Luciano, al top della sua classifica personale, ha sicuramente Eric Clapton. E la riunione dei Cream, che dopo 40 anni dallo scioglimento, era un avvenimento irrinunciabile, per cui ci siamo mossi insieme. La differenza nell'esito di questa avventura londinese è stata che io ero riuscito a rimediare un pass alla moglie di Jack Bruce, perché avevo lavorato con Jack Bruce anni prima, e questo mi metteva in una situazione di ufficialità, cosa che non mi permetteva di sgarrare. Luciano invece, sereno, bello bello, con i suoi biglietti, si era inventato una strategia d'attacco niente male. Racconta. Racconto io? Sì, vabbè. Questo è un proprio corso di sopravvivenza per tutti quelli che vogliono fotografare dal vivo. Allora, come hai detto te, hai anticipato, i Cream, Led Zeppelin, il rock blues è stato sempre la tipologia di rock che più, diciamo, seguivo. E questa riunione dei Cream non potevamo non andare. Avevamo, mi sembra, due giorni avevamo i biglietti, sì. Il primo e il secondo. Questo è il secondo giorno. E il giorno prima avevo fatto sempre le foto, cioè, il giorno prima avevo fatto le foto da metà platea con tutte e tre con il 200 e venivano tutte e tre, però le foto vanno fatte da vicino, e mi sono inventato che avevo su una caviglia messo una macchina fotografica con lo scotch da carrozziere, quello di carta, e sull'altra c'era uno zoom. Siamo riusciti a entrare senza essere perquisiti, perché sembrava che non avessimo nulla, e avevo un biglietto in galleria, e piano piano durante il concerto sono cominciato a scendere a trovare il posto più idoneo per essere pronto per il finale. E la Royal Albert Hall è un posto stupendo per ascoltare i concerti, tutti seduti, grande acustica, si sente benissimo, e poi il pubblico è tutto dirigente, tutti seduti. Loro hanno finito, diciamo, il concerto, e io sapevo quando, e la gente si è alzata in piedi per andare un po' più vicino al palco. Io sono scattato per primo e mi sono messo proprio davanti a loro tre. Già avevo palco basso, sarà stato alto 50 centimetri, e avevo tutto pronto. Loro sono tornati per il bis. E niente, ho fatto 16 rulli, una cosa del genere, credo. Cioè, un film. Però qui dietro a Jack Bruce c'è una signora che era del servizio e che mi ha visto e ha detto ad un'altra persona che è da quest'altra parte: c'è uno che fa le foto lì, che prendete. Io ero diventato alto mezzo metro, tutto rannicchiato, con un giubbotto di pelle sopra, praticamente un film. Come loro hanno smesso, la gente continuava a chiedere il bis ancora, il bis. Io però sapevo che era quello, era l'ultimo bis, era Sunshine of Your Love, perché chiudevano così. Piano piano sono sgattaiolato, passato sotto a questi negroni che mi sono passato sotto, sono uscito, e mentre uscivo ho visto che mancavano dalla macchina, che avevano una scotta nel giubbotto, la decina di scatti, ho fotografato pure il pubblico, non contento. Sono uscito sotto una pioggerellina, faceva pure freddo, completamente sempre zuppo di sudore, con la macchina nascosta e magliettina, di corsa scappato fino in albergo dove tu mi hai raggiunto ed ero stremato, però contento. E credo, però sei riuscito a fare lo scatto, diciamo, della tua vita. Abbiamo anche i saluti finali, aspetta, c'è stata anche la foto dei saluti finali, tutto. E che stai scherzando? E credo in questo periodo che io ho fatto la mia biografia, diciamo, fotografica musicale, 1980-2005, nel 1980 ho fotografato la Zeppelin a Zurigo, e il 2005 ho chiuso, diciamo, tra virgolette, la carriera con i Cream e questa riunione.
l'ho regalata a Clapton anche questa di fondo, non so che commento avrà fatto, dice questa chi era questa? Però gliel'ho regalate tutte e due, quelle con i saluti e una di queste che suonano. Comunque Clapton dà un sacco di soddisfazione, eh? Dimmi che dice... Dà un sacco di soddisfazione quando gli porti le foto. E questo è l'altro grande trofeo che ti porti. E questo però... è sempre Pistoia, prima di andare via il secondo giorno, è uno scatto con Jimmy Page. Non ho molti scatti con i musicisti insieme, ne ho 3 o 4, lui, Keith Richards e B.B. King. Però non potevo esimermi da farmi una foto con una leggenda vivente. Lui è veramente una leggenda vivente. Fantastico. Allora, ragazzi, siamo quasi al filo delle 2 ore. Mi spiace che abbiamo fatto una certa. Ecco, no, mi spiace di aver un po' sorvolato, però è stato bellissimo intrecciare i nostri percorsi, le nostre passioni in questa carrellata. Vi è venuto qualcosa da aggiungere, qualche riflessione finale? Avendo appunto ascoltato il racconto dell'uno dell'altro, la riflessione è solo regista e mi chiamo Michelangelo Antonioni invece che su David Bailey, faccio un film su Luciano. Scusate, era un po' girata. Roberto, io... quando vuoi. No, io non ho avuto il tempo di preparare le foto di Luciano con le macchine scocciate, perché vi assicuro era una foto micidiale. E quando lavorerai per il film sai dove venirla a trovare. No, Carlo? Questo è il vantaggio dei pantaloni a zampa d'elefante, cioè c'era un periodo in cui le macchine potevano... Adesso con questi cazzo di pantaloni a tubino che ha detto Carlo? È complicatissimo. Comunque io ho fatto la stessa cosa che hai fatto te da McCartney, quindi uguale, forse peggio. Quindi so come ci si sente camminando in mezzo ai piedi delle persone scappando via, mettiamola così. Sì. Posso dire che è molto bello vedere i vostri sorrisi, è quello che avete realizzato. Ai miei tempi si faceva una fatica, si era sempre cazzati. Roberto, hai qualcosa da aggiungere? In realtà io per religione proprio non vado a rubare le fotografie, mi dicono di no, vabbè, non mi vogliono, me ne vado. Però per certe cose, per certi versi, siccome il problema non è che non volessero fotografie, ma la musica classica, mi è capitato di fotografare, non so, a suono di violoncello, e quindi mi sono dotato di un 600 mm con duplicatore in sale lunghissime e fotografi da distanze astronomiche, però i discreti risultati, per cui qualche rubacchiato l'ho fatto anch'io, dai, via. Soltanto che 600 mm non lo puoi nascondere dentro il pantalone. Roberto, dovevi fare il gol. No, lo potresti nascondere da un'altra parte, però forse. Guarda, buongiorno, mi chiamo Roberto Siffredi. Buongiorno. Allora, che dice? Edith Tide o Tide, una volta si diceva Tide. Facevo come voi con i microfoni infilati nei pantaloni per registrare Jarrett al Campidoglio. Vedi, alla fine. Come vedi, Luciano, non ti sei inventato nulla. Allora, cominciamo con i ringraziamenti. Grazie Mimmo, grazie Roberto, grazie Carlo, grazie Luciano. È stato un piacere da rinnovare prima o poi. E ricordiamo allora un attimo, ricarico le nostre foto. Come sta andando la vendita? Vorremmo saperlo. Aspetta, a che punto siamo? Vediamo se arriva dalla regia un dato. Allora, tanto tac. Ok, intanto ricordiamo le foto, le vostre foto. Allora, di Mimmo da Brescia
Salvador Dalì nel 1963, scatto storico, inedito, insomma poco visto. Un insolito Lucio d'Aula di Carlo Massarini, vogliamo dire così? Splendido Ezio Bosso di Roberto Serra. Pino Daniele e Massimo Troisi di Luciano Viti. E Lurie de Lory Anderson del sottoscritto. E queste sono le foto che potete trovare fino a domani sera sul sito www.photoactionpertorino.org per contribuire al fondo straordinario Covid-19 di UG Onlus, città della salute e della scienza di Torino. Non c'ho più saliva, scusate. E, mi raccomando, vogliamo arrivare al traguardo dei 60.000 euro. Con 60.000 euro si potranno aiutare 50 famiglie in difficoltà a causa del Covid-19 e cominciare a erogare delle borse di studio per i giovani medici di cui c'è bisogno nei reparti Covid, appunto. Quindi grazie ancora Carlo, grazie Luciano, grazie Roberto, grazie Mimmo. Domani ultime tre dirette di Photo Action per Torino, alle 15 con Roberto Gili e Bart Herrmann, si parlerà di foto d'interni, ricerca, Photoshop, visionarietà sfrenata. Poi alle 18 grande reportage con Giuliano Lucas, Franco Carlisi e probabilmente anche Paolo Agosti. E infine domani sera Paolo Ranzani, l'altro mio partner in crime di questa impresa, ed io ci racconteremo, perché in capo a 15 giorni non ci siamo mai, ci siamo presentati sempre, ma non ci siamo mai raccontati, e tireremo un po' le fila del progetto, faremo le nostre riflessioni. Guido, quindi, dimmi. Mi avevi chiesto questo. Un pezzo di storia. Vai. Lo tenemos. L'originale. L'originale. Carlo Massarini, un uomo che ha attraversato la radio, il giornalismo, la fotografia, la televisione, i fiumi. Chi meglio di lui? Grande Carlo. Ho attraversato troppa roba per specializzarmi veramente in una sola, però mi è divertito così. E direi che ne abbiamo beneficiato tutti. Grazie davvero. No, grazie. Ci sentiamo presto, vi chiamerò per aggiornamenti sull'esito finale. Grazie a tutti. Ciao, quelli ciao, che... ciao Roberto, ciao Mimmo. Ciao ragazzi. Un piacere incontrarci. Ci si rivede domani allora alle 15 con la prossima diretta. Arrivederci. Ciao, state bene, state al sicuro. Ciao.